Ok, siamo tutti cinturati. Assolutamente. E il cambio è un po' strano, perché ha il drive normale. Allora, adesso siamo in park. Sì. Adesso la macchina è già accesa, perché c'è il power già acceso. Mm. Devi metterla in drive. Azionare così, testa, cioè bottone. Ti ricorda la macchina, se sbagli, per esempio, adesso io la rimetto in park. Se tu fai così, non fa nulla. Premere il pulsante leva del cambio per cambiare. Okay. Quindi per metterla in drive, c'è un pulsante laterale. Ah, ok. Per cui tu fai così e la macchina è in drive. E poi si lo vedi ti qui, si illumina lo vedi qua là. E ti si illumina là. A questo punto la macchina è accesa. Sì, 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 sì. Quindi in teoria se io lascio andare, dovrebbe. C'è il freno a mano che sì, devo rilasciare. Prima devi tenere il piede sul freno. Certo. Rilasci. Ok, quindi a questo se tu punto lasci, freno di stazionamento rilasciato. Il freno dovrebbe partire. Perfetto. Esatto. Sì, come la Model S. Eccoci qua. Andiamo qui a destra. La macchina è veramente spaziosa. Sì, io sì, qua sì. Ci ballo dentro. E poi ho visto che la seduta per te è quella perfetta. Sì, dove appoggi sì, sì. Bene. Io adesso ho già alzato il sedile, ma. Dove appoggi bene la coscia e tutto. No, questa qua è più spaziosa della nostra dentro. Sì, sì, sì. Ok, carina. La visibilità è molto bella. I freni sono appena li tocchi. Va probabilmente perché entra in funzione la rigenerazione. Adesso siamo in modalità normale drive, non stiamo facendo né L né altro, quindi niente rigenerazione particolare. Esatto, c'è la rigenerazione standard. Ah, standard, ok. Cioè se tu la compri all'inizio la guidi così. Certo. Infatti la sensazione sul pedale del freno non è tanto quella del freno tradizionale, è più un come se tu schiacciassi un pulsante che ti fa il freno elettromagnetico. La senti proprio come differenza. Navigatore no, perché il navigatore dipende questo è il CarPlay, per cui dipende dal telefonino. Tu prendi lo smartphone, lo accoppi. Sì. E poi in base a quello. In base al GPS lo prende dal telefonino, esatto. E tutto quella cosa lì. Sì. L'accelerazione in città non è male, più che sufficiente. Adesso stiamo nei limiti, però. Stavo dicendo perché la macchina fa rumore è quella davanti. E la Porsche. E la sì, Porsche è un po' diversa. Oh, far casino. Che puzzi, va. La puzzona va. Davanti, sì. Guarda la BMW elettrica. Sento adesso io faccio, magari faccio un po' di partenze e accelerazioni sportive. Vai, vai. Divertente sta macchina. Il volante? Il volante è bene. Molto morbido, sì. Poi ho l'impressione che abbia un raggio di sterzata strettissimo. Meglio. Abbiamo visto anche in un video che sì, infatti. Sterzava in pochissimo spazio. Sì. Ecco qua. Velocità media. È che con una macchina elettrica ti viene da fare le accelerate in città perché A è divertente, B non stai inquinando. È cambiato il sì, l'ho cambiato io. Ah, il flusso canalizzatore. Esatto, così questa è la modalità videogame, ti dice ok. Allora, benvenuti, siamo a bordo della Opel Ampera e stiamo facendo una prova, adesso siamo a Bellinzona. La macchina è notevole. L'accelerazione in città è divertente perché fa da 0 a 50 in 3 secondi e quindi ci si diverte in modo ecologico, meno sensi di colpa perché non fai rumore, non fai baccano, non fai brum brum, molto silenziosa e soprattutto molto morbida. Stiamo guidando in rigenerazione standard, quindi senza la rigenerazione estrema che dà un 5% in più. È molto naturale da guidare, non sembra neanche di guidare una macchina futura o altro, sembra semplicemente una macchina normale a benzina, solo che è elettrica. Col cambio automatico. Trazione anteriore. Rigenerazione in frenata. E comunque le signore che attraversano la strada ci sono anche con le macchine elettriche. Ebbene quindi. Sì.
però ti danno l'occasione di fare la partenza con sgommata. Vero. E non sto neanche schiacciando a tavoletta l'acceleratore, giusto per divertirsi leggermente con prudenza. Adesso andiamo a farci un giro in autostrada, dove proveremo a vedere come si comporta in velocità. Sono comunque 204 cavalli, sì, se non sbaglio. Sì, quindi mi sembra di sì. 204 cavalli immediatamente disponibili è un bel... È un bel... Li andare. Senti tutti, li senti tutti. Andiamo supercharger, vediamo se funziona. Non credo. Quello di Vivera. Allora, adesso io lo sto guidando in modalità normale, quindi acceleratore e freno. Quindi quando voglio frenare premo il pedale del freno. Però c'è una modalità, come dire, per guidatori più sofisticati, abituati, che permette di aumentare la rigenerazione. In pratica, quando togli il piede dall'acceleratore, la macchina frena drasticamente. Adesso invece fa una frenata molto morbida, paragonabile al rilascio dell'acceleratore di una macchina normale. Sì, 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 adesso è come guidare una macchina normale, cioè hai soltanto il freno motore, hai l'effetto di un freno motore standard. Lasci la marcia inserita e ti fa freno motore. E poi ci sono questi c'è una levetta qua che è quella per fare la rigenerazione spinta, quindi è un po' complessa da questo punto di vista, bisogna abituarci un po', ma già subito quando la prendi puoi guidare in maniera normale, molto naturale, cioè la curva di apprendimento è molto molto modesta, molto semplice. C'è il cambio che è un pochino insolito, ha delle posizioni un po' strane, però anche lì, se ci pensi un momento, il display avvisa bene che cosa devi fare, ti informa sempre se non hai schiacciato il bottoncino di sblocco per il cambio dal park al drive o altre cose di questo genere, per cui non è faticosa da sì. Allora io ho un 39 grosso così davanti, che è la velocità a cui stiamo andando adesso, per cui è comodissimo, con un colpo d'occhio sai a che velocità stai andando, quindi il display è molto chiaro, molto semplice, non ha troppi fronzoli. Poi c'è il display laterale con tutte le informazioni, ma lo puoi ignorare tranquillamente. Quello che ti serve, cioè la velocità e l'autonomia, ce l'hai qua davanti. Molto indrona. La visibilità, sì. anche con le mani così. Adesso io ho regolato il volante, perché il volante è regolabile sia in profondità sia in altezza, in maniera molto semplice, c'è una leva qui sotto ed è molto facile da vedere, da impostare così come vuoi. Hai visto questo? La fogliolina? La fogliolina ti dà il premio, è un indicatore, se non sbaglio, è un indicatore che ti dice che tipo di guida stai usando. Quanto stai risparmiando, quanto sei risparmioso come guida, sì. Infatti quando schiacci giù di brutto se ne va. Sì, proprio sì, di brutto. Ti dice, sì, guarda, la pallina che ti dà il feedback, infatti, che ti dice quanto sei bravo. Quando vai a velocità costante rimane bella in mezzo, tranquilla. Anche quando freni si sposta. Siamo noi che facciamo questo rumore. Rendi conto che abbiamo davanti una moto. Che mi sembra relativamente vecchia, per cui sarà un euro zero ancora come la mia. Il problema delle macchine elettriche è che tu non fai rumore, ma senti quello degli altri. Ma chi è che fa casino? Chi è che fa casino? Sei tu. No. La cosa importante è che non ci devi pensare. Sì, no. Cioè, se vuoi fare quello che fa l'hypermiling, eccetera, poi ti puoi studiare tutte le cose. Nord-est, est. No. Guarda, lì sopra. Ti dà l'indicazione della direzione. Direzione, sud-est. Esatto, sì. Sud-est. Ma allora, vabbè, potrebbe essere. Beh, ha un GPS di bordo. GPS integrato. Sì, ha il suo GPS. Ecco. Anche se non hai il telefono accoppiato, comunque hai... E deve averlo. C'è l'icona autostrada. Sì. Adesso sono comparse due nuove icone. Sì. Adesso qui dice, qui puoi fare il mantenimento di corsia. Sì. Certo. Ok, adesso stiamo entrando in autostrada, siamo in salita. E l'accelerazione è veramente piacevole, bisogna starci attenti, altrimenti ti fai prendere la mano e magari può causare un po' di nausea ai passeggeri. Però, ok, 105, 107, 110, 112, 115, adesso arriviamo ai 120. Ma è già attivo, dici? O no, adesso attivare? Non è attivo. Ah, okay. Ok, siamo a 117 in salita. Come ti sembra il rumore dietro?
rumore dell'aria. E si sente il rumore dell'aria. Non è ottimizzata. Coefficiente CV non è ottimizzato. No, come infatti quello della Tesla. Anch'io, è 116. Ti chiedo quello lì. Così vediamo se. Ok. È attivo il cruise control, giusto? Sì. Perfetto. Quindi vediamo se frena. Si avvicina, 124, sempre lì. No, non sta frena. Facendo, non sta facendo inseguimento. Ok, tieni tu. Adesso proviamo il mantenimento di corsia. Ok, qui. Adesso è era acceso prima. Era acceso prima. Quindi, in teoria. Sì, sì. Ok. Quando un po' così adesso si è spostato lui sì. Sì, il mantenimento però di corsia è un rosso verde, un po' eccentrico, c'è una differenza, è rosso verde, ogni tanto cambia sì, l'icona sì. Non voglio andare troppo vicino in camion. Non è che ci sono i sensori come nella Tesla. Non mi sembra. Che se lasci poi si sgancia da solo. No, va a tenere su, ma aspetta, non. Aspetta che adesso dovrò allentare il limite di 100. Te lo dice anche lui. Sì. Bello chiaro, okay. Anche quello. Sì. Ok, adesso andiamo a 92 tranquilli. Oh, adesso entriamo in galleria, vediamo come si comportano le luci di bordo. Accendersi, okay. Se non rimane, sì, ah, ok, si sono smorzate parecchio. Modalità notturna, sì. Facciamo una foto anche alla modalità notturna. Il mantenimento di corsia mi sembra che sia più un correttore. No, sì. Non, cioè, c'è l'autosteering, esatto, come nella Tesla. Non fa, cioè se adesso io tolgo le mani mi avvisa e poi corregge, sì, esatto. Corregge? Sì. Se vai dritto ti avvisa e dice cosa stai facendo. Perfetto, se vai dritto ti mantiene la corsia. Sì, però se, non puoi togliere le mani dal volante. Se c'è la curva che gira, non ti segue la curva. Vediamo. Ok, ecco, questa è la frenata rigenerativa con la paletta. Quella più forte, eh? Sì. Becca, sembra una frenata. Questo è l'intervento manuale. Praticamente quasi così fai. Non freni più. Esatto. Quasi non freni più. Esatto. Questa è la guida a un piede, col pedale singolo, cioè acceleratore e leva sulla manica. Sì. Ok, stiamo salendo, non è male come accelerazione, cioè, sì. Non è una Tesla, ma funziona. Adesso io provo a impostare il cruise control su 54, 60, che è il limite. Okay. Rigenerazione a canna? Adesso siamo in. Mi sembra che stia rigenerando. Adesso quando andremo giù dovremmo vedere. Allora, io non ho il piede sul freno. Okay. La macchina mantiene. Sì, c'è di 64. Sì, mi sembra che stia. Se questa icona è quella che capisco, il flusso in questo momento sì, è sì, verso sì, le sì, batterie. Verso le batterie, sì. E rigenera. C'è il cerchietto intorno che cerchietto ti dice sì. Io mia. Non sto frenando, ma la macchina mi mantiene gli 80. Sulla 147 ti mantiene. Ecco. Qua ti dà i punteggi. Esattamente. Questa è la modalità videogame. Usata 24,2 kW. Paolo, fai il pazzo. È troppo bello. Cioè, ok, siamo in discesa, però. Il bello della guida elettrica è che puoi concederti questi spunti di accelerazione stando nei limiti di legge, ma ti diverti. Ti dà anche un diagramma a torta con guida e accessori, il consumo 97%, sì. Impostazione del clima 3%. Quindi quanto consuma il condizionatore rispetto agli altri? Esattamente. Condizionamento batteria 0%, quindi la temperatura è sì, buona sì. Per oggi è giornata per l'health della batteria. Molto bella, io mi trovo molto bene, anche perché la fascia laterale è bassa, sì, per esatto. Vedi bene è la vero. Strada, vedi anche la riga di mezzo, la vedi. L'ho notato anche. Gli specchietti
Dietro sì sì, allora il lunotto è piccolo, però lo specchietto qua ti dà la pieno, lo pieno, pieno sfruttamento del... Ma che c'è la telecamera lì? Sì, questo è per lo scuramento automatico antiabbagliante. Ce l'abbiamo anche sulla nostra. Ti spiano. Per quello che c'è sul mercato adesso, questa è una macchina che potrebbe dar bene a un sacco di gente. Sì. Senza traumi particolari. Fra l'altro, se ti a destra. A destra, adesso alla rotonda, a destra, subito a destra. Alla rotonda, sì. Girare a destra. Subito a destra. E qua. C'è quel rumorino leggermente un po' effetto macchina di Strecker. Sì, sì, ma tipo anche turbina, anche nella Tesla. Sì, sì. Fa impressione. Se pensi a come erano le macchine elettriche 10 anni fa, che erano una mortificazione vivente. La cosa della carica col 220 volt è molto interessante, perché loro ti dicono: se vuoi ti mettiamo la colonnina che ti fa la carica più veloce, o le specifiche in casa. Però vuol dire che tu un po' di chilometri all'ora li puoi caricare anche se hai semplicemente la presa elettrica in garage. Puoi regolare i 6A o 10A di assorbimento. Sì, come poi non solo dall'auto. Metti che tu arrivi in un posto, in un hotel, eccetera, che esatto, Non hanno colonnine, però qualcosina, i 220 ce l'hanno. Sì, sì, qualcosina fai. Poco, ovviamente. Cioè devi probabilmente ci vuole tutta la notte per avere una cinquantina di chilometri. Però comunque puoi in emergenza puoi caricare davvero dove ti pare. Non solo. Su 6 km sì, ogni mezz'ora. Cosa molto, molto piccola. Metti una decina di chilometri all'ora, 8 ore sono comunque tanti chilometri. Per tragitto strada lavoro, eccetera. Ho visto una cosa interessante. Cosa? Sullo specchietto. Cioè? C'è un'icona che si accende sullo specchietto. L'angolo cieco. Retrovisore. Sì. Probabilmente. Cioè, di là c'è di qua e c'è anche di là. Sì, sì. Perché l'ho visto accendersi quando c'è superato. Avvisatore dell'angolo cieco, sì. Quando sì, c'è superato sì, la macchina là, l'ho visto sì, accendersi. È vero. Ci stavo guardando, specifiche. Ho visto che si accendeva. Credo che sia solo nella versione top. Non so se è di serie. Però sì, c'è l'avvisatore. Non è. Allora, io dalla mia posizione non lo noto. C'è qualcuno nella corsia di là? Abbiamo qualcuno dietro, adesso io vado un po' più piano per vedere di farmi superare. Perché volevo vedere se ti spostavi un attimino, non troppo verso. Sì, ok, adesso sei acceso. Eccolo lì. Sì. Allora, è carino, ma io non lo noto. Cioè per me è nell'angolo cieco letteralmente. Sì, 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 ti dice attenzione. Sarebbe stato forse più pratico avere un avvisatore metterlo qua. Lì, sì. Magari due, uno di qua e uno di là. Hai notato il tergicristallo che si sposta da solo? Ogni tanto viene fuori e poi si mette via. L'ho fatto anche mentre eravamo parcheggiati. Ah, sì? Non ho capito perché. No, dicevo, il vantaggio del poter caricare col 220 è che se tu hai la presa con un cavo dignitoso in garage, non hai la spesa, non hai necessariamente la spesa di mettere la colonnina apposta, che comunque sono 1000 franchi. Su un budget come il nostro, noi spendiamo 2600-2500 franchi all'anno di benzina. Se noi abbiamo la possibilità di caricare gratis o quasi dappertutto, per noi sono 2500 franchi di sconto all'anno. Sì. Che non fanno schifo. Se tu calcoli e li metti dentro nel coso della macchina. Però il primo anno, se metti giù la colonnina, sono 1000 franchi di spesa. Quindi ti bruci, diciamo, la metà del primo anno. Ma io, se ho la colonnina, mi abbono a uno dei servizi. Ho la colonnina dove vado a caricare, non metto neanche l'impianto in casa. Cioè, sì, metto la presa e buonanotte. Però non è una brutta idea neanche l'icona lì che si accende per il punto cieco, perché sì, Tu di solito lo specchietto lì lo guardi quando magari prima di sì, fare un sorpasso, esatto, prima di mettere sì, la freccia per esatto, fare un sorpasso, quindi di fatto gli occhi per un attimo sono lì. Questo e quello sì, attiva quel colore sì, lì, sì, l'arancione, così attiva abbastanza lo sguardo. Mentre stai cercando di fare un sorpasso ti sta dicendo guarda che. Esatto. Se tu vai e ti avvicini troppo alla macchina e la macchina davanti a te ha una velocità diversa dalla tua, dovrebbe suonarti l'avviso che devi
dice guarda che stai rischi di andare a impattare. No? Sì, adesso sì, succede questo. La distanza è ancora ragionevole, comunque ha detto attenzione. Certo, probabilmente in funzione della velocità calcola il tempo di risposta, di frenata. Allora metti meno. Ecco, adesso sto frenando con le mani. È bellissimo. Cioè? Con le mani. Qua, c'è la levetta qua. È un freno? È un freno. Ma da! Questa è la rigenerazione estemporanea. Ah, la puoi fare tu nel quando senso vuoi. Che, esatto, io adesso sono in modalità normale. Però se devo fare se so che devo frenare invece di toccare il certo, pedale del freno stai arrivando a un incrocio, esatto, a un semaforo adesso rosso, c'è la rotonda, adesso allora, devo rallentare, allora tolgo il piede dal freno e poi schiaccio la leva per che, frenare sente la pressione, cioè esatto, più pressione c'è più rigenerazione sì, fa, esatto, e questo mi permette andiamo, usciamo qua, no? Sì, dritto. Questo mi permette di rigenerare senza dover star lì a commutare modalità o a certo, schiacciare. Ah, fra l'altro non abbiamo neanche inserito una modalità sportiva, eh? Okay. Quello che abbiamo fatto fino adesso è modalità standard. Qui si può disattivare l'antislittamento. Allora, aspetta, così la modalità sportiva è attiva. Sì, andava. Secondo me ti si indurisce un pochettino. Dovrebbe almeno anche il senso fare in autostrada. Quando qua in città. Quando scheggi dovrebbe. Dicevi? No, comunque io so la differenza qua in città non la puoi sentire più di tanto, però comunque sì, ma si sentiva un po' di differenza, pochino dove si vede che allora è venuto fuori prima sul okay. Sì, adesso c'è sport, c'è lì con la sport quella, quella blu, cioè. Per esempio adesso io potrei togliere, ecco, se io schiaccio anche la leva oltre a mi fa ecco, mi fa la rigenerazione. Quando è fermo è impressionante. Cioè, si spetta! Che non senti la vibrazione del motore sì, a scoppio. Sì. Ecco, tu dietro hai delle bocchette. Io non so se ci sono delle bocchette, non mi seguono. Centrali? No. Però l'aria arriva bene. Sì. Uh-huh. Ecco, perché dietro la nostra è un po' soffocante. Almeno io la sento arrivare bene, non so da dove arriva, ma dietro non mi sembra che ci siano bocchette, non ne vedo, però la sento sia in alto che arriva sulla che di lato, quindi secondo me o quella lì centrale o quella questa lì qua laterale, si sentono bene, esatto, arriva bene anche dietro nonostante il poggiatesta e tutto. Ecco, qui essendo molto silenziosa la macchina deve stare attentissima a rispettare il limite di velocità, perché è un attimo non ti rendi conto, non ti certo, rendi conto. Per esempio adesso io, vabbè, questo è passato senza che qua ad esempio questo senza toccare il pedale del freno, anche qua c'è il pedone, schiaccio per frenare, schiaccio la leva sul volante, così invece di consumare i freni recupero energia, veramente bella impressione, molto soddisfacente. Senza essere troppo complicata. No. Cioè, è vero che noi siamo un po' abituati al concetto della macchina elettrica, quindi non siamo il guidatore medio, però questa non fai troppo fatica, anche perché te la presentano anche come quella cosa che carichi come carichi il telefonino, attacchi la presa di corrente. Gli indicatori, i pulsantini, sono tutte cose che richiamano comunque una vettura normalissima. Sì. E quindi anche per una persona che non ha mai guidato un'elettrica, era rassicurante dal punto di vista questa psicologico, non ti trovi davanti una cosa che dici dove cazzo metto le mani. Questa cosa qua di frenare con le mani sembra di andare in bicicletta, hai presente quando... Sì. Quella però non era rigenerativa. No, no, anzi, quella ti faceva smoccolare, perché poi sapevi che ogni volta che frenavi dovevi pedalare per ricreare l'abbrivio. Questa invece ti dà energia, bella, bella sta cosa. Ero un po' perplesso su sta levetta laterale quando l'ho vista, però ho detto, no, diventa un automatismo abbastanza spontaneo. E poi la cosa che mi piace è che comunque come le auto col cambio automatico, sei fermo, togli il piede dal freno, la macchina comincia a procedere lentamente. Certo.
quindi non sei tu che devi schiacciare, sei già in accelerazione lenta quando parti. Quindi un po' dello scossone dell'accelerazione immediata non del c'è. Motore elettrico te lo toglie. Adesso proviamo a maneggiare un po' questo cambio in retromarcia. Quindi, allora, devi schiacciare così, retro. Ok, questo è il cambio modello cieco. È bruttissimo. Non mi piace. Cos'è il guide line, poi, sì, okay, puoi attivare o disattivare. Di guida, di posizione. Non mi piace perché non hai la risposta tattile della posizione. Lo specchietto, allora, visibilità proprio. Visibilità da dietro non è male, specchietto decente, telecamera, vabbè, perfetto. Telecamera, io sono abituato alla telecamera. Si aveva 180 gradi di drive, quasi di, okay. di sono 130 se mi ricordo 130, sono belle. Comunque ci vedi benissimo. E io questa qui direi venduta, a posto, nessun problema, mi piace. A parte il cambio che è un po' strano, ci devi proprio prendere la mano. Rimane l'incognita della ricarica, cioè se devi fare un viaggio lungo come va? Okay. Allora ci stai? Ci sto sicuramente, quindi sì. Non corriamo rischi, ma cominciamo a prendere giusto un po' di pratica. Retromarcia, telecamera. Sì, una volta che ci hai fatto la mano capisci com'è. Hai dovuto spostarlo, sì, per mettere la retro. Okay. Bottone e spostare la retro. Perfetto. Adesso lì c'è un cordolo che non voglio prendere. È molto corta davanti, sì. Quindi anche sì, questo tipo di... Ho sicuramente sbagliato la manovra, ma tanto abbiamo spazio. Ci sono le gomme, adesso vai sopra praticamente. Sei quasi sopra. Sì. Ah, vabbè, perché sono ancora distante. Un po' no. Questa è Petula, eh. La Petula 2 questa. Cos'è, sì. Petula? Petula è la nostra mocca, i sensori di parcheggio che fanno. Ecco. Che sono settati un po'. Sono rumorosi, poi hanno questo tono petulante, così. Ah, ok. Va bene. Ok, vediamo un po' la vista. Vabbè, sì. Sì. È abbastanza bel parcheggio. No. Davanti è veramente corta. Cortissima, sì. Quindi sì. Non poi hai problemi, non hai problemi anche se non vedi la punta. Ecco, dobbiamo stare attenti perché in retromarcia accelera piuttosto drasticamente. Sì. Quindi bisogna essere molto delicati. Bisogna maneggiare di freno. Sì, non tanto, probabilmente basta che il piede è un pochino più leggero. Insomma. Sì, ecco, infatti vedi. Quella Madonna. No, cioè senza. Probabilmente c'è anche un po' lasciando di lasciando il freno solo? Ma lasciando che la macchina si muova da sola. Che è sempre. Non sto toccando il freno, la macchina si sposta da sola. È quindi... abbastanza velocina, eh? Sì, infatti. Ok, ci siamo. E siamo a posto. E usciamo? Pensa andare al distributore. Senta, mi fa il pieno? Sì, la differenza, adesso io ho tolto la guida sportiva, mm-hmm. E la differenza si sente. Si sente. Sì, okay. Sì. Allora, parking. Parking, freno a mano. E power. Power. Freccia, vabbè. Ah, fa anche il jingle di uscita, che tristezza. Ok, 107, abbiamo... queste sono giuste informazioni. Prossima partenza prevista. Perché c'è il calendario. Giovedì. Ok, bene. Fine della prova.